Ciao, sono Gianluigi Bonanomi, mi occupo di comunicazione digitale e mi piace il cinema. Non è una confessione, è semplicemente per dirti come è stato ideato questo video. Allora, stavo riguardando quel film bellissimo di Nolan, che è Dunkirk. Se non sai la storia di Dunkirk, sto per farti uno spoiler. In realtà non è uno spoiler, perché essendo un fatto storico conclamato e molto famoso, quindi non c'è niente da spoilerare. Basta aver letto un libro di storia per sapere che Dunkirk è una spiaggia francese, che sostanzialmente è stato, terreno di una battaglia epica della Seconda Guerra Mondiale. La storia è sostanzialmente questa. I nazisti vogliono sconfiggere appunto inglesi e anche francesi, però in particolare gli inglesi, e li schiacciano su questa spiaggia di Dunkirk, dove non hanno via di fuga, e poi si sviluppa tutto il film per vedere qual è la situazione, quali sono le emozioni degli inglesi, quali sono le soluzioni che si cerca di trovare, via dicendo. Ma perché ti parlo di Dunkirk qui? Questo non è un blog assolutamente di appassionati di cinema, è semplicemente per fare la differenza tra piano editoriale e calendario editoriale, che è un po' la differenza che passa appunto tra strategia e tattica, che viene dal mondo militare. Nel caso di Dunkirk, la strategia dei tedeschi: sconfiggiamo gli inglesi schiacciandoli sulla spiaggia dove non avranno via di fuga e noi vinciamo la battaglia. Ma per portare a casa questo obiettivo strategico interessante devono mettere in campo alcune tattiche, che quindi sono le azioni concrete per raggiungere quell'obiettivo di lungo corso o strategico. E le tattiche sono: li bombardiamo, gli tagliamo i viveri, li schiacciamo con un attacco dalla collina, gli affondiamo le navi così non possono scappare. Quelle sono le tattiche per arrivare all'obiettivo finale, che è strategico. La stessa cosa si ha nella comunicazione digitale: bisogna ragionare in termini di strategia e di tattiche. La strategia non può riguardare uno strumento. La strategia è: voglio più conversioni e più clienti da Facebook in negozio. Questa è la strategia. Uso strategico di Facebook per arrivare ad avere più clienti in negozio. Poi, sulla base di questo obiettivo strategico, vado a individuare quali sono le tattiche e gli strumenti, che possono essere un piano editoriale ad hoc, una sponsorizzazione, il content marketing, l'uso di altri strumenti come una landing page, quello che volete voi, ma quelli sono gli obiettivi, non sono obiettivi, ma sono tattiche, ma sono strumenti. Quindi questa è la grande differenza, appunto, anche tra un piano editoriale, quali obiettivi vuoi raggiungere, con quali tipi di rubriche, con quali tipi di contenuti, e poi invece il calendario editoriale, che è banalmente la compilazione del piano editoriale declinandolo giorno per giorno. Basta un Excel per dire: giorno X faccio quel tipo di contenuto che era stato stabilito a livello strategico, quindi il calendario editoriale si fa tutti i mesi, il piano editoriale invece tipicamente è quello che si fa in modo strategico una volta, soprattutto all'inizio. Spesso questi due termini si confondono e si parla sempre di piano editoriale anche mensilmente, ma dovremmo invece fare questa distinzione, a partire magari da una bella rinfrescata del film di Nolan, bellissimo, Dunkirk. Buona visione, e se vuoi ti aspetto sul mio sito gianluigibonanomi.com. Ciao!